Ciao, benvenuto in questo video. In questo video andiamo a vedere la ritmica di Get Lucky, un brano dei Daft Punk. La chitarra in questo brano la suona Nile Rodgers, che è il mitico chitarrista e produttore degli Chic, David Bowie e tantissimi altri. Quindi è una parte ritmica non difficilissima, ma comunque molto molto di effetto. Te la faccio sentire e poi ti faccio vedere la spiegazione. Adesso andiamo a vedere la spiegazione, ti faccio vedere la sequenza degli accordi e la ritmica della mano destra. Vediamo innanzitutto da quali accordi è composto questo brano. Allora, sono praticamente quattro accordi. Allora, il primo è Si minore o Si minore settima. Io faccio Si minore settima, che è questo, in settima posizione col barré. Poi il secondo accordo è Re maggiore, fatto solo su queste corde, su tre corde. Barrettino dell'indice sulla quarta, terza e seconda corda al settimo tasto. Poi abbiamo Fa diesis minore settima, la classica posizione minore settima con la fondamentale sulla quinta corda. Questo è Fa diesis minore settima, che è in nona posizione. Poi l'ultimo accordo, che è questo Mi maggiore, esattamente uguale al re che abbiamo fatto prima, però un tono avanti, quindi al tasto 9, stesso barré dell'indice sulla quarta, terza e seconda corda. Quindi ricapitolando, Si minore 7, Re maggiore, Fa diesis minore 7 e Mi. La ritmica principalmente è tutta sedicesimi, cioè la mano destra fa sempre questa cosa, ok? Quindi sono tutti sedicesimi. Però vengono eseguiti in questo modo. Quindi di base è tutto stoppato dalla mano sinistra, cioè non preme l'accordo e lo preme solo quando c'è bisogno di farlo sentire. Ti rifaccio sentire lentamente. Lo rifaccio nuovamente anche più lento. Quindi è giù, su, giù, su, giù, giù, su, giù, su, giù. Questa è la ritmica, quindi di base, come potete sentire, tutto stoppato, quindi tutto solo appoggiato con la mano sinistra. E quando io dico, quando hai sentito che dicevo giù, su, giù, eccetera, sono le pennate, però contemporaneamente veniva anche premuto l'accordo con la mano sinistra. Ecco, ti consiglio di farlo solo su un accordo. Quando hai fatto pratica su un accordo e ti senti abbastanza sicuro, allora lo applichi sulla sequenza, quindi da capo. Quindi, come hai potuto vedere, gli accordi sono abbastanza semplici, sono in tutto quattro accordi, te li rifaccio vedere: sono Si minore, Re maggiore,
Fa diesis minore settima e Mi, fatto proprio in queste posizioni. La caratteristica, come hai potuto sentire, è quella di avere gli accordi stoppati, quindi la mano non deve premere sull'accordo tranne quando deve suonare l'accordo, quindi di base è così, quindi è tutto stoppato. Quindi, come ti dicevo prima, magari allenati prima solo su un accordo, a fare questa cosa qua, ovviamente stoppare, però poi a metterci la ritmica corretta, quindi ok. Quindi è abbastanza semplice, perché come dicevo, qua è tutto a sedicesimi, quindi sempre su e giù, su e giù, su e giù, però devi premere nel momento giusto, quindi quindi non è difficilissimo, però bisogna prestare comunque attenzione. Bene, quindi guardati bene questa ritmica e allenati, come ti dicevo prima, solo su un accordo, perché per imparare bene questo tipo di ritmica bisogna che tu ti focalizzi prima solo su un accordo, per imparare esattamente quando rilasciare e premere l'accordo e ovviamente fare la ritmica corretta con la mano destra. Detto questo, se questo video ti piace, condividilo, fallo conoscere anche ad altri, permetterai a me di continuare a fare questi video che posso poi distribuire sul mio sito oppure anche su altri canali, YouTube, eccetera, eccetera. Ok, buon get lucky e ci vediamo al prossimo video.